Bentrovati carissimi ascoltatori e lettori dei libri che ho avuto il piacere di condividere con voi attraverso le presentazioni dei video che avete già visto. Ed oggi voglio parlarvi brevemente dell'ultimo lavoro che ho scritto. In cammino per la gioia in fioritura, edito da Edizioni del Poggio. Vi do qualche breve indicazione rispetto al contenuto del libro. Il libro consta di una prefazione che vi leggerò, del capitolo primo, che si divide in due sezioni. La prima sezione titola L'incontro autentico. Elementi propedeutici e imprescindibili per una corretta comprensione sulla beatitudine dell'amitezza. Si articola in diversi paragrafi, ripensare le relazioni, il silenzio, la parola e il dialogo, autenticità o ipocrisia, ascoltare il cuore. La seconda sezione fa riferimento all'insegnamento di Cristo e approfondisce l'amitezza e si articola anche questa sezione in diversi paragrafi. Il secondo capitolo è dedicato alla purezza, il terzo alla misericordia, il quarto capitolo tratta dei poveri e l'ultimo capitolo fa riferimento a Maria, beata tu hai creduto. C'è la conclusione che vi leggerò, è una bibliografia piuttosto corposa. Ci sono alcune parti di questo libro che mi stanno particolarmente a cuore. La prima sezione del primo capitolo, il capitolo sulla misericordia, non di meno quello sui poveri. Ora vi leggerò la prefazione al libro. Accogli questo libro come un dono di fraternità, modesto e onesto, e come memoria a cui riferirti nel feriale della tua esistenza. Lo stile è essenziale, la bibliografia ampia ed è utilizzabile a diversi livelli. Ogni uomo è alla ricerca della vera gioia. Il desiderio di essere felici è iscritto nel più profondo del cuore. Si aspira alla felicità, a quella duratura. Esiste la vera felicità? È possibile essere nella gioia? La spiritualità della gioia non è un'operazione di maquillage fatuo e ingannevole. L'invito ad essere lieti richiede passione, trasporto, amore per ciò che conta, per ciò che non passa. Partendo da alcune beatitudini si traccia il cammino. Le beatitudini costruiscono dentro e non fuori, mirano al trascendentale, non all'attimo fuggente. Sono un annuncio di vita. Mentre percorri il cammino ti accorgi che le intuizioni più sorprendenti ancora non si sono avverate. La beatitudine biblica la ritrovi nelle pagine evangeliche, nella letteratura sapienziale. Confronta Proverbi 3,13, Giobbe 5,17 e in ambiente sacerdotale vi corrisponde la benedizione. La beatitudine non si compiace tanto della felicità, piuttosto intende indicare la via per raggiungere la meta. La benedizione del Signore è la speranza che non delude, trovarsi un giorno a quattro occhi con Lui. È parola creatrice per la Sacra Scrittura. Opera ciò che esprime e significa. La beatitudine è invece una formula di felicitazione. Suppone la constatazione di una felicità già realizzata o quantomeno in via di realizzazione. La felicità appartiene al presente, anche se il possesso definitivo è riservato al futuro escatologico. Queste pagine vogliono contribuire a placare l'inquietudine. Dove andiamo? Ecco.
per di qua. Non sono riportate tutte le beatitudini, nella Bibbia ve ne sono numerosissime. Ne ritroverai qualcuna in ordine sparso, per consentire a te che leggi di poter fare gli adattamenti necessari in rapporto alla situazione particolare. Questo libro nasce dal silenzio. Le parole pesano. Solo nel silenzio maturano le cose che contano nella vita: la gioia, il sacrificio, la conversione. Questo saggio si rivolge al cuore come anche all'intelligenza e invito a compiere un cammino interiore che ti permetterà di accedere ad una pienezza di vita e di amore. Beato non è chi pretende di trovarsi all'arrivo senza essere mai partito, ma chi parte col miraggio di una sosta sempre gioiosamente intravista, anche se mai, su questa terra, si intende, pienamente raggiunta. Siffatto cammino richiede la purificazione degli atteggiamenti, degli affetti, dei modi di pensare e della relazione con Dio. Dalla conclusione, augurandomi che sarete voi a leggere questo libro, siamo giunti al termine di un percorso incompiuto, perché mai ci si può ritenere arrivati, essendo in cammino, e perché molto resta ancora da riflettere. È un momento privilegiato questo, di incontro con il Signore, di intimità con Lui e con i fratelli. È il momento del silenzio profondo, non quello che viene interrotto dalle mie parole, ma quello dei pensieri. Vi auguro di cuore di innamorarvi sempre di più del Signore. Vi esorto alla riconoscenza, alla gratitudine verso di Lui. Vi faccio anche un altro augurio: che la prosa della vostra vita difficile, concreta, fatta di bisogni sempre emergenti, non spenga dentro di voi la poesia della tenerezza, dello stupore delle cose grandi che nascono dalla bellezza e nella semplicità. Possiate sempre stupirvi, possiate sempre dire grazie alla vita, al Signore, grazie a tutto, nonostante tutto. Il Signore ti chiama. Se ti chiama vuol dire che ti ama. Ti chiama. Chiamare contiene la parola amore. Siccome ti ama troppo, ci aggiunge un chi. Chiami, Signore, al singolare. Tu gli stai a cuore. È vocazione. Il tuo nome, il tuo. Non c'è dubbio. Dal microfono risuona un nome, il tuo. Ti chiama davanti ai microfoni della storia. Se realizzeremo le beatitudini, pagheremo un prezzo piccolo: successo, carriera, danaro, derisione, o un prezzo grande, la vita.